Sì. E ci ha mandato tutta la roba addosso, eh. Pronto? Che è? Ha ricacato, ho sentito un sospiro di sollievo, che sembrava dopo una bella evacuazione, eh? Anche così, al telefono, lei dovunque? E cosa vuole? Ecco, non deve tirare lo sciacquone per 24 ore, per favore. Altrimenti qui non possiamo lavorare. Ha capito? Ho capito. Ma sembra che mi prenda in giro lei, scusi, eh. Guarda che noi stiamo lavorando, eh. Anch'io. Ah, lei lavora in casa? E Certo. che cosa fa di lavoro? Ma scusi, lei chi è? Sono quello dei Pozzi Neri. Aveva sbagliato il numero. Non ho capito. Aveva sbagliato il numero allora. Ah, ho sbagliato. No, perché? Non lo so mica. Stiamo lavorando qui sotto, stiamo lavorando per lei, nella sua merda, capisce? Noi Sì. stiamo lavorando dentro la sua merda Se non le per... basta, le faccio un'altra parola dopo, le faccio, va Ma bene? quanto ne fa, scusi? Esagerato. Ma potrebbe Certo, essere un come po'... lei ce ne vuole tanta. No, io non ne voglio tanta, è lei che ne fa tanta e noi dobbiamo venire a Vabbè, ma glielo svuotarla. regalo. Abbia pazienza, ma io tra l'altro credo di aver individuato anche qual è la sua in mezzo a quella degli altri. Certo. Madonna, ragazzi, è la più puzzolente, quella nera. È quella nera, 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 nera. Ma che mangia? Molta liquirizia lei? Ma senti un po', assaggia un po', guarda un po' di che sabore che sta, perché Assaggiatela sinceramente te, sono fatto per un assaggiatela te, pochino, ma sa. come ti permetti, mascarpone? Che Marabutto! bella giornata. Ma lo sai che sei un bel cremino? Un bel cremino sei te! Oh! Ma come ti permetti di assaggiare la tua merda? Io caso qua assaggio la mia la tua. Ma Vabbè, oh, ti metto sulla radio, ti piace la musica? Ti mettimi la radio. piace la Sì, musica? mi piace la musica. Fammi Oh. sentire, fammi sentire. Ricordate quelle tende che davano un fascino così bello e personalizzato a quella stupenda casa? Sicuramente sono state Ma che? confezionate e montate da Tendaggi Clara. Che orribile pubblicità! Prezzi gratuiti, confezionamento e messa in opera. Tremendo Tutti i prodotti pericolo! da Tendaggi Clara Tendaggi ricoprono Clara! profondissimo Oh, antico. stavo facendo pubblicità! No, pronto! Ma guardi, la pubblicità almeno non me la mandi, eh! E non me la mandi, eh! Che poi è fatta male! Insomma, pronto! No. Signore! Ma guardi che mandi la musica, ma non la pubblicità, eh! Sentila che voce! 390.000. No! Come fare? Allora! Oh yeah, vai insomma ragazzi, ma cambi stazione per favore, cambi stazione che forse è meglio, non mi piace questa, cambi, non mi piace questa stazione, ecco, Sì, pronto. sì, pronto? Chi è? Sei un ragazzo? Sei una signora? Sei una donna? Sei Sì, una... ma che cerca? Ah, mi scusi perché mi sembrava un ragazzo, mi scusi, sa signora, perché c'è la voce Fidelio? così, è un po' adenoidale. Senta, signora, buongiorno, Dica. io telefono da Roma, sono il professor Bello Billo Dell'Illi, libero istituto della lingua di canto italiana. Se smette di sbuffare mi fa un piacere perché fa anche non so, un po' di vento alle orecchie. Ma insomma, ma c'è della gente? Ma non so. Stupito, capelli bagnati, me lo potrebbe prestare? Cosa? Se io vengo lì, me lo potrebbe prestare il phon? Ce l'ha un phon? Perché ho i capelli bagnati e Ma il mio phon si è rotto. Sono uno vicino di casa. Se io me lo può prestare, vengo lì un lei chi attimo. è? Sono il signor Fonanini. Ho il problema, mi sono lavato i capelli, no? Ma guarda, ma qui io non lo conosco. Ma come non mi conosce, signora? Via, ci conosciamo benissimo. Io e suo marito, poi siamo andati a donna insieme anche 2 giorni fa. Cioè, voglio dire. Ma guarda, ma lei chi sta cercando? No, io sto cercando lei perché so che lei c'ha il phon. Ecco, cioè praticamente io ho bisogno perché mi sono Guarda, lavato i che capelli. famiglia sta cercando lei? Allora, se non me lo vuol dare, me lo dica. Un attimo, io poi glielo rendo subito. Guarda, ha sbagliato Se lei il non me lo vuol dare, me lo dica. Oh, numero! Lei chi poi. cerca? Oh, io sono Alex Baroni. Alex, mi chiamo Alex Baroni e siccome tutti i capelli bagnati Ma lei dove ho abita? bisogno del phon, abito a Sanremo signora, però sono di passaggio da queste parti, mi sono bagnato i capelli, sono lavati perché sai io sono una folta capigliatura e mi Guarda, chiamo. io non la conosco e non voglio sapere niente. Ma Arrivederci. signora, sono il cantante degli Avion Travel, ma guarda, no. Stavo per segnare l'assente sul registro, qua invece c'è, meno male, è un po' in ritardo, ma va bene, si metta pure a sedere, al suo posto, sì, ecco. Ecco, ora tiri fuori qua.
quaderno, signora? Non capisco niente. Facciamo il dettato oggi, facciamo il dettato oggi. Ce l'ha il quaderno? Oh, Massimo! Sì? Ti va via con sacca. Perché? Eri fuori via a cosa di fiori. Non posso. Perché? Perché qui sono impedito, c'ho un piede nella fossa. Nel senso, mi si è sfondato il pavimento, no? E mi è rimasto il piede dentro. Massimo! Sì! Qui sotto, non mi posso staccare, capito? Ma fa il culo! C'è un topo sotto che mi lecca il piede e mi fa i pizzioli. Fa culo! Ma come ti permetti? Ma come, sono Massimo? No, non sono Massimo? No. Ma hai detto te che sono Massimo, mica l'ho detto io. Ma allora, prima mi riconosci, poi mi disconosci, eh? C'è un topo qui, meglio se era una topa, sai? Mi fai il pizzicolino! Ma che è quello scemo lì? Oggi mi ha preso il bischero, sa? Lei mi deve sopportare, mi deve capire, perché...